sempre. Oh, ciao! Sei tornato! Perché tu non ti dici? Carissimi amici, ci troviamo quasi al termine di questa nostra processione, che è stata certamente forse un po' più impegnativa del passato dal punto di vista fisico, lo possiamo probabilmente dire, però dopo 2 anni di stop, certamente fare qualche passo in più non ci è costato particolare fatica, anzi ci ha consentito un'ulteriore gioia. Stasera l'amministrazione comunale, particolarmente rappresentata oggi da diversi amministratori, oltre che dal sindaco, dal nostro comandante della Polizia Municipale, che siamo anche il comandante di giustizia dell'Arma dei Carabinieri, ha voluto con il consueto omaggio collateale rendere non soltanto rinnovare una tradizione, una consuetudine che per la nostra città sappiamo che vive da anni, ma quello appunto di rinnovare insieme la gioia e il piacere di poter finalmente rivedere il nostro Sant'Antonio di Padova per le strade, per le piazze, per gli angoli e per gli altari della nostra Galleria di Granco. Quindi si tratta per noi stasera di un ritorno alla vita, di un ritorno alla gioia, di un ritorno alla consapevolezza e alla condivisione di quelle che sono non solamente le note spirituali più importanti che la festa patronale ci consente, ma anche quelle relative alle nostre tradizioni, al rinnovarsi delle nostre tradizioni. Ogni popolo che si rispetti ha bisogno di identità, di consapevolezza, di caratterizzazione con momenti come questi, di ritrovarsi anche attorno al proprio santo patrono, in questo caso di ritrovarci attorno al nostro Sant'Antonio di Padova. Quindi io ringrazio, l'ho già fatto oggi 2 volte nelle 2 messe alle quali ho avuto il piacere di partecipare, rinnovo davvero il ringraziamento a tutta la comunità parrocchiale, a cominciare da Padre Antonio, alla confraternita, al Cereo e davvero a tutti gli intervenuti. Ho già detto alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, la Misericordia, a tutti i volontari, perché davvero nessuno si è risparmiato per far sì che questa festa andasse a buon fine. Devo dire che è stato un grande successo. Quindi grazie di cuore a tutti voi, io da Cremonese non posso che confidarvi la grande emozione e il grande piacere appunto di ritornare a condividere con tutti voi questi momenti di grande gioia. Grazie di cuore, viva Sant'Antonio di Padova! Viva Sant'Antonio!